Here it is, friends. We are tracking it. We succeeded. This is the Tiangong 1 grabbed live through the Virtual Telescope Project in partnership with Tenagra Observatories. Friends, this is amazing. This is really amazing experience. This is the Tiangong 1 increasing its brightness so fast. Not sure how far, how long we can track it, but we are doing history now. We are tracking live the Tiangong space station. It is extremely bright. Wow, I'm amazed. Waiting for many days for this, and we are really happy that we are sharing this live with you, friends. Il 1 aprile alle 4:45 ore italiana si stima che la Tiangong 1 possa precipitare sulla Terra. Per quanto riguarda l'area in cui potrebbe cadere, non ci sono indicazioni precise se non la fascia amplissima compresa fra il 44esimo parallelo nord e il 44esimo parallelo sud, costituita in gran parte da oceani e deserti, ma che comprende anche zone degli Stati Uniti, del Brasile, dell'India, della Cina e dell'Italia centro-meridionale, a partire dall'Emilia-Romagna. In base alle stime, quindi, l'Italia dovrebbe essere al sicuro. Gli esperti hanno infatti ridotto allo 0,2% le possibilità. Ma che cos'è la Tiangong 1? È la stazione spaziale cinese lanciata il 29 settembre del 2011 dal centro spaziale di Jiuquan nel deserto del Gobi, su un'orbita circolare ad un'altezza di apogeo di 344 km la distanza che c'è fra Roma e Firenze. La stazione spaziale ha una dimensione complessiva di poco più di 10 metri, pesa 8.500 kg, più di 3 elefanti africani delle foreste adulti, e ha orbitato intorno alla Terra ad una velocità di 7,5 km al secondo fino al marzo 2016, quando ha smesso di inviare i dati, terminando ufficialmente la missione di laboratorio spaziale, ma il suo successore, il Tiangong 2, è già in orbita dal 2016. Ma perché da oltre 2 anni la stazione cinese sta perdendo progressivamente quota? Il Palazzo Celeste, in mandarino Tiangong, avrebbe dovuto finire la sua corsa nella cosiddetta South Pacific Ocean Unpopulated Area, una specie di cimitero dei satelliti in una zona pressoché deserta dell'Oceano Pacifico Meridionale. Il 16 marzo del 2016 il centro di controllo di terra ha perso la capacità, sembra in maniera irreversibile, di comunicare e impartire comandi al veicolo spaziale. Come ha spiegato anche Claudio Portelli dell'Agenzia Spaziale Italiana, i cinesi avevano previsto una quota di propellente adatto per il rientro controllato, ma a un certo punto non sono più riusciti a comunicare o a trasmettere comandi correttamente alla stazione. La stazione è in attesa di ricevere l'input, un input che non arriverà mai. Il rientro della stazione spaziale lo stanno monitorando numerosi soggetti pubblici e privati in tutto il mondo, Italia compresa. In primis il tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, il laboratorio di dinamica del volo spaziale dell'Istituto ISTI del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Pisa, attivo in questo settore dal 1979, da molti mesi ormai analizza l'evoluzione orbitale dell'oggetto ed elabora autonomamente previsioni di rientro distribuite a enti nazionali e internazionali. Il 26 marzo si è tenuto un incontro del tavolo tecnico presso la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con l'Agenzia Spaziale Italiana. Esistono anche 5 sensori in Europa, 2 francesi, 1 tedesco, 1 spagnolo e 1 italiano in Sardegna. Nonostante questo, non è possibile prevedere con esattezza dove cadrà la stazione spaziale. Gran parte dei satelliti che rientrano nell'atmosfera lo fanno da orbite basse, quasi circolare. Si muovono, cioè, quasi tangenzialmente rispetto agli strati atmosferici di densità crescenti. Piccole variazioni di questo angolo possono produrre traiettorie ben diverse, un po' come succede quando tiriamo un sasso nello stagno. Oltre a questo, ci sono da considerare la grande velocità, l'attività solare e geomagnetica che influiscono sulla densità atmosferica e l'orientazione nello spazio dell'oggetto, che non è costante ma può evolvere in maniera spesso imprevedibile. Solo nelle ultime 36 ore potremo iniziare a escludere progressivamente delle aree del pianeta sempre più vaste, via via che ci si avvicina al rientro, sperando di eliminare alla fine più del 97% delle aree inizialmente considerate a rischio. I frammenti in grado di sopravvivere alle proibitive condizioni del rientro precipiteranno su un'area rettangolare lunga dagli 800 km ai 2000 km, per dare un termine di paragone le distanze rispettivamente fra Torino e Napoli e tra Palermo e Budapest. Un'area di forma rettangolare larga circa 70 km.
I frammenti macroscopici sarebbero al massimo qualche decina, con proprietà assai diverse, e colpirebbero il suolo molto sparpagliati a distanza di decine o centinaia di chilometri gli uni dagli altri, mentre i frammenti più pesanti tenderebbero ad allontanarsi di più dal punto di rientro a 80 km di quota, ma colpirebbero il suolo prima degli altri nel giro di 6-7 minuti. Ha una velocità confrontabile con quelli di un'auto di Formula 1 in rettilineo. I frammenti più leggeri cadrebbero invece più vicini, ma ci metterebbero una ventina di minuti e colpirebbero il suolo a una cinquantina di chilometri orari. Quindi le possibilità che possiate essere colpiti dal Palazzo Celeste sono minime, ma se uno di voi si trovasse davanti a uno dei frammenti, si consiglia di non toccarlo mantenendosi ad una distanza di almeno 20 metri. Infatti alcuni detriti, soprattutto quelli di grandi dimensioni, potrebbero contenere idrazina, una sostanza corrosiva e altamente tossica usata come propellente per i veicoli spaziali. La cosa curiosa è che sembra che l'Emilia Romagna sia diventata il centro della Terra. Sotto l'Emilia Romagna vuol dire sotto una certa latitudine, e sotto quella latitudine c'è gran parte della Terra abitata, nonché dei mari. Quindi diciamo è un'affermazione che suscita preoccupazione per chi abita sotto l'Emilia Romagna, ma diciamo dovrebbe attivare la stessa preoccupazione per chiunque abita sotto il 42°, 43° parallelo. E il problema è un altro, che il fenomeno in questione è un fenomeno abbastanza raro, ma non troppo. La NASA ci ha informato che ogni giorno casca almeno un debris, un frammento artificiale, fra le migliaia e migliaia che abbiamo messo in orbita o che si sono formati da scontri fra satelliti nel corso degli ultimi 50 anni. Uno al giorno negli ultimi 50 anni. Gli effetti quali sono stati? Si riesce a riportare a due casi di ferimento di persone dovute da debris in 50 anni, diciamo, di ricaduta sulla Terra di oggetti più o meno grandi, talvolta anche molto grandi. Ricordiamo la Mir è più grande, la Mir Station russa è più grande del petto di Tiangong che sta scendendo adesso. Quindi due casi di ferimento su 50 anni in cui sono caduti, stiamo parlando uno al giorno, vengono facilmente 1500, 200, 2000 ingressi, e vuol dire che il fenomeno è veramente molto raro.